Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video scorso vi ho parlato di questo nuovo drone 249 grammi che è appena arrivato sul mercato, che è l'Atom SE di Potensic. Questo drone 249 grammi entry level sicuramente, ma con caratteristiche direi davvero interessanti appunto per un drone di quella fascia di prezzo e peso. Abbiamo veramente un comparto tecnico molto completo, prezzo di un drone che costa attualmente intorno ai 250 euro con due batterie, però in tutto il suo comparto tecnico secondo me di buonissimo livello in questa fascia di prezzo c'è comunque un aspetto che lascia il dubbio, e l'aspetto ovviamente avete già capito qual è la stabilizzazione video. Sì, perché questo drone che c'è attualmente sul mercato, cioè l'Atom SE, ha la stabilizzazione ACE, cioè elettronica, che comunque su un drone cinematografico, pur buona che sia, è sempre comunque limitata, e questo secondo me è l'unico vero dubbio di questo Atom SE. Però analizzando bene il nome Atom SE ci avrebbe comunque dovuto far capire che c'era qualcos'altro, perché come sapete la sigla SE viene messa dalle aziende quando devono comunque dare un nome ad un prodotto che è il più economico della loro serie. Guardiamo DJI con il Mini SE o Apple con i suoi iPhone SE, e stessa cosa è questa di Potensic, che ha dato appunto il nome Atom SE a questa versione. Perché è in arrivo una versione con gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, e per questa notizia devo ringraziare un mio iscritto che si chiama Paolo Cellupica, che ringrazio perché mi ha girato la sua email, quella che lui ha avuto da Potensic, che infatti la state leggendo, dove comunque lui ha fatto delle domande a Potensic e Niki, l'operatrice che gli ha risposto, gli ha dato appunto questa notizia che è in arrivo all'inizio del 2023 la versione di Atom. Infatti vedete che non c'è più la sigla SE, con stabilizzatore meccanico su tre assi, e questa è una notizia secondo me interessante, perché ragazzi era veramente l'unica pecca che aveva questo drone, se vogliamo, perché il resto secondo me del comparto tecnico di questo drone è tanta roba, abbiamo detto, ovviamente valutato sempre nella sua categoria di peso e prezzo, perché comunque abbiamo due batterie da 31 minuti l'una, abbiamo lo smartphone che si connette al controller tramite cavo OTG, abbiamo il GPS, GLONASS per quanto riguarda i satelliti, abbiamo optical flow e sensore sotto al drone per aumentare la stabilizzazione in overing quando soprattutto non abbiamo il GPS, e poi abbiamo una trasmissione wifi proprietaria, quindi tutte cose sicuramente interessanti per questa tipologia di droni low cost, chiamiamoli così, che non sono i droni più blasonati, però la pecca era quella della stabilizzazione, che come avete visto dall'email la produzione del drone sta procedendo come da tabella di marcia, e a inizio 2023 avremo l'Atom con stabilizzazione meccanico su tre assi. Quindi spero che questo mio video aggiornamento vi sia stato utile, se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti drone e tutta la tecnologia in generale, quindi se ci sono delle offerte interessanti lì li trovate sicuramente, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video.